con questi tre ingredienti semplicissimi vediamo come tenere lontane le lumache in modo completamente biologico dal nostro orto. Io sono contro i lumachicidi, quelli chimici, perché sono altamente velenosi e pericolosi per i nostri animali domestici. Io ho una colonia di gatti, ho un cane, quindi non vorrei mai che mangiasse questa roba ed è mortale per questo tipo di animali. Oggi vediamo come tenere lontane le lumache e le limacce con i gusci di uova macinati molto grossolanamente, i fondi di caffè del caffè che abbiamo fatto nella moka e cenere di legno. Ecco qui. Ovviamente prima bisogna controllare che non ci siano già sulle foglie le lumache, sennò è inutile. C'è un po' di cenere di legna. Ora leggevo sul web di persone che usano sia la cenere di legna che il caffè mischiati fra di loro, così per minimizzare gli effetti negativi dell'uno e dell'altro. Basta fare una sorta di barriera tutta intorno. Esistono, oltre a questi metodi biologici, se non vogliamo usare i lumachicidi, che io vi sconsiglio di utilizzare, esistono dei preparati chimici ammessi in agricoltura biologica. Non sono pericolosi per gli animali domestici, neanche per gli uccellini, e sono prodotti a base di fosfato ferrico. Uno tra questi è il Ferramol Bio di Bayer, lo trovate in tutti i consorzi o anche online. Questi preparati, se voi li mettete dentro le trappole, quelle in plastica dotate di coperchio, quindi protetti dalla pioggia, hanno la funzione di attirare le lumache. Loro se ne cibano, da quel momento in poi abbandonano le nostre insalate, tornano alla rotana e purtroppo muoiono. L'ultimo metodo che vi propongo, anche questo purtroppo causa la morte delle lumache, però è tra i più gettonati, è alla portata di tutti, è l'utilizzo di un vasetto di birra. Prendo un vasetto con un pochino di birra, la più scarsa che trovate al supermercato, va bene. Diciamo che le lumache sono di bocca buona, ecco. Si interra leggermente a filo del terreno, io ho preparato una buchetta. Le lumache vengono attirate inesorabilmente dall'odore della birra, ci finiscono dentro e affogano.